Si è svolta a Roma presso la sede di Banca Generali Private la presentazione del libro di Lucia Premna Costucci alla presenza di numerosi ospiti. Toscana vive tra Prato e Forte dei Marmi, ideatrice del progetto Infinitamente Mamma, ha trattato il tema della genitorialità consapevole a partire dai primi istanti di una nuova vita, sì dal concepimento e dalla gravidanza. Una nuova realtà è una responsabilità unica ed è bene prepararsi sia sul piano fisico che mentale che emozionale. Il concetto di salute PEF è psicofisica ed emotiva. Beh, questo libro è un invito alla genitorialità consapevole. È un modo per iniziare a progettare la famiglia in un modo più consapevole, più responsabile e prendendosi cura di un aspetto un po' più a 360 gradi, quindi non solo dell'aspetto del corpo, quindi attraverso la nutrizione che è normalmente la prima e l'unica cosa che viene richiesta dalle mamme in gravidanza, ma partire anche da un concepimento consapevole, che è un momento molto importante in cui le menti e le identità della coppia si fondono per pensare e progettare appunto di avere un bambino. L'autrice è stata accolta ed intervistata da Stefania Borelli, che ha sottolineato l'importanza di un'accurata programmazione degli obiettivi principali della famiglia che si va formando e della rilevanza di una corretta pianificazione finanziaria. Diciamo, un genitore programma generalmente quella che è la nascita di un figlio e ciò si collega anche a come poter modulare i propri risparmi e anche la destinazione dei propri risparmi, e progettare il futuro, gli studi del proprio figlio e anche un discorso di sicurezza futura, di tutela, no? E questo è proprio alla base della nostra attività professionale. E dunque, mi ricollego alla domanda iniziale, direi che parlare di giovani e parlare di nascite è una delle attenzioni principali che un buon pianificatore patrimoniale deve avere.